Ciao a tutti, sono Vincenzo Candiano dalla locanda Don Serafino a Ragusa Ibla. Siamo in Sicilia e quindi, perché no, proporre una ricetta molto mediterranea come lo spaghetto con tonno, olive e pomodoro. L'altra ricetta invece che faremo è sempre con gli stessi ingredienti. Anziché gli spaghetti useremo i fusilli, dove andremo a fare qualche piccolo aggiustamento nella consistenza delle materie prime. Per gli spaghetti al tonno ci occorrono gli spaghetti, il tonno, la menta, della cipolla, dell'aglio, del pomodorino, delle olive infornate e un po' di salsa pomodoro, non per ultimo l'olio extravergine d'oliva. Via subito con la cipolla, quindi la andiamo a fare a filettini, perché poi comunque dopo la cottura rimarrà comunque la consistenza della cipolla. Andremo a mettere anche un bel spicchietto d'aglio, andiamo a schiacciare, togliamo l'anima, va benissimo così tagliata a fettine. Affettiamo il peperoncino che metteremo nel soffritto per dare un tocco di freschezza. Pomodori, in questo caso abbiamo scelto dei datterini. Ne faremo a fettine così. A questo punto ci andiamo a tagliare anche delle foglioline di menta che metteremo poi nella salsa per rinfrescare. E quindi passiamo adesso a tagliare anche il tonno e faremo dei cubettoni. Quando è possibile andiamo a scegliere del tonno rosso mediterraneo. Adesso siamo pronti per andare ai fuochi e dar vita alla ricetta. Cominciamo la nostra ricetta mettendo appunto l'olio extravergine, nostra cipolla, l'aglio e peperoncino. Andiamo a mettere anche i pomodorini. Poi mettiamo dell'acqua di cottura, così ci permetterà di far cuocere un attimino la nostra cipolla, perché è un piatto che ha bisogno di veramente pochissima cottura. Una volta assorbita la cipolla metteremo il nostro tonno. Mettiamo i capperetti. Mettiamo il tonno. Facciamo insaporire per bene la nostra salsa. Intanto mettiamo a cuocere i nostri spaghetti. Ecco qua. Mettiamo un altro po' d'acqua di cottura. Salsa di pomodoro e le nostre olive. E facciamo cuocere per qualche minuto la nostra salsa al tonno. Un po' di menta in cottura e il restante lo metteremo invece poi prima di appunto saltare la pasta. Adesso andiamo a prendere la nostra pasta, la mettiamo in padella e facciamo giusto un attimo insaporire con il nostro sugo di tonno. E siamo pronti per andare ad impiattare. Diamo i nostri spaghetti, una bella porzione generosa alla siciliana, e poi andiamo a mettere il nostro bel condimento, no? Le olive, il pomodoro, prendiamo il tonno, prendiamo un po' di tutto perché è un piatto ricco veramente. Chiudiamo con un ciuffetto di menta. Il piatto della tradizione adesso è pronto, che appunto profuma di mare e di Mediterraneo. E adesso andiamo a preparare l'altro piatto. Per invece i fusilli con il tonno, pomodoro semicandito in olio, le olive nere infornate con aggiunta di olive nere però di salamoia, quelle nocellara, dei capperi, della crema di cipolla e con la menta e il basilico aggiungeremo delle mandorle e quindi otterremo un pesto e non più la foglia così al naturale. Partiamo con l'altra ricetta dove appunto il tonno sarà sempre uguale, un taglio diverso però. Prenderemo questo parallelepipedo di tonno che andremo a scottare in padella. In una casseruola metteremo i pomodorini tagliati a metà con la parte aperta verso l'alto e li faremo asciugare in forno con dell'olio, del basilico, dell'aglio e del sale. I pomodori verranno con la parte appunto del taglio verso l'alto e scoperti, così l'aria calda del forno andrà ad asciugare per bene il pomodoro e invece la parte del, diciamo, sotto del pomodoro sarà a contatto con l'olio e quindi avremo un pomodoro, diciamo, semi dry e conterrà bene i suoi profumi, il suo succo, ma molto concentrato. Mettiamo in forno, facciamo andare 155 gradi per
30-35 minuti all'incirca, lasciando il caminetto aperto in modo che appunto l'umidità in eccesso vada fuori. Trascorsi appunto 30 minuti andiamo a tirare fuori i pomodorini diciamo semi dry dal forno. Affettiamo le nostre cipolle per la crema di cipolle. Le tagliamo da questa parte così a fette. Portiamo la nostra cipolla per la pentola e andremo a cuocerla insieme a delle patate che adesso affetteremo molto molto sottili. Mettiamo del nostro dell'olio extravergine d'oliva alla base. Andiamo a mettere la cipolla e andiamo a mettere le patate. Aggiungiamo subito del sale perché e l'acqua, perché dobbiamo far cuocere la cipolla senza colorarla, quindi deve rimanere bianca, comunque color avorio, non più scura, quindi non va soffritta, non va dorata. Quindi facciamo cuocere coperta per circa 40 minuti almeno. Bene, andiamo adesso a preparare il nostro pesto di menta, però arricchito con un po' di basilico. Ecco qua, quindi mettiamo le foglie di menta, di basilico, due parti di menta e una di basilico, più o meno come quantità, del caciocavallo grattugiato e poi delle mandorle, mandorle già pelate, dell'olio extravergine d'oliva e del ghiaccio. Nel ghiaccio andiamo a mettere giusto due cubetti di ghiaccio per non far riscaldare il nostro composto e questo ci preserverà il colore. Andiamo adesso a dare un'occhiata alla nostra crema di cipolla. Vediamo, la cipolla è bella morbida, le patate cominciano a sfaldarsi. Andiamo ad aggiungere un po' di panna e a questo punto aggiungiamo un po' del nostro formaggio grattugiato. E adesso facciamo continuare la cottura, però scoperta, senza coperchio, in modo che l'umidità ancora contenuta nelle verdure appunto e della panna vadano via e quindi ci daranno una consistenza bella cremosa una volta che lo frulleremo. Adesso prepariamo, come avete visto nella ricetta tradizionale, c'erano le olive. Abbiamo usato solo le olive infornate che hanno un gusto un po' più forte, più sapido, no? Invece per dare un po' più di ingentilire un po' il gusto delle olive, appunto e riequilibrare un po' il tutto, userò anche delle olive in salamoia e in varietà della nocellara del Belice. Cosa facciamo? Le andiamo a mettere in acqua fredda e per tre volte le facciamo arrivare a bollore, ributtando l'acqua, quindi rimettendo di nuovo in acqua fredda. Tratterremo soltanto dall'ultima bollitura dell'acqua che useremo per frullare insieme alle olive e a cui aggiungeremo della xantana. Questo qui ci darà appunto la consistenza di una crema, di un gel. Abbiamo frullato, andiamo a passare al setaccio la nostra crema di olive. Adesso questa qui poi va tenuta in frigorifero per farla rassodare. Adesso andiamo a completare la nostra crema di cipolle perché una volta cotta la andremo a frullare. Abbiamo preparato tutti gli elementi del piatto e possiamo procedere con la cottura della pasta. Quindi andiamo a mettere in cottura la pasta, cominciamo a far colorare il tonno, adesso affettiamo il nostro tonno ed è pronto per essere impiattato. Affettiamo sottile e poi andremo a mettere qualche granello di sale ed è pronto per poterlo impiattare. Mettiamo alla base la nostra crema di cipolla, c'è come temperatura, vediamo se la tiepida, non eccedere col calore, così avremo anche una consistenza più raccolta, anche perché poi andremo a mettere la nostra pasta. La pasta abbiamo messo giusto un filo d'olio per poter valorizzare di più il sapore di questo grano mat, qualche pomodorino perché sono veramente ricchissimi di gusto. Mettiamo qualche goccia del nostro pesto, due fettine di tonno, voilà,
che andremo a condire con un po' d'olio dei nostri pomodorini, un po' di polvere di capperi e delle gocce del nostro gel di olive nere. Chiudiamo con giusto due foglioline di menta cruda. Ecco qua. Questa è la mia interpretazione della pasta al tonno, in questo caso i fusilli, da servire tiepida e quindi per gustarne al meglio in equilibrio tutti i sapori. Buon appetito!